Ciao a tutti, sono Valentin, sicuramente qualche di voi mi conoscete già. Sarò e farò questa presentazione di oggi. Benvenuti, e iniziamo subito. Quindi condivido il mio schermo adesso. Perfetto. Ok, quindi benvenuti a TikTok. Questo sarà un workshop proprio interessante per migliorare la vostra strategia. Però parleremo soprattutto della creatività, questa volta delle tendenze e dell'estate che sta arrivando, come sfruttiamo quest'estate durante un periodo, diciamo, un po' di callo dove non succede tanto, come possiamo sfruttare quest'estate. E vediamo tutte queste cose insieme. Quindi, come detto, sono Valentin, io sono Partnership Manager, quindi mi occupo principalmente di aiutare le piccole e medie imprese a esplodere su TikTok e performare prima che iniziano e quando iniziano a fare pubblicità, perché vogliamo tanto evitare su TikTok che magari tante aziende o agenzie iniziano su TikTok e non hanno risultati, che sarebbe molto peccato. Come il modello TikTok, il stile TikTok è molto specifico. Non è come per esempio con diverse altre piattaforme dove proprio i modelli, i codici sono molto diversi. Quindi vediamo tutte queste cose insieme. Sicuramente sentite il mio accento che non va mai via e sono un pochino malata, quindi l'accento arriva ancora di più. Ok, iniziamo. Quindi parleremo della potenza di TikTok, vediamo un pochino sulla stagionalità e poi come pianifichiamo e piuttosto come sfruttiamo tutti i momenti dell'anno. E poi vi mostro qualche caso studi perché penso sia importante vedere casi studi in generale. Quindi iniziamo a vedere quel primo capitolo interessante. Allora, durante questa presentazione non ci sono dati privati, quindi potete fare foto praticamente di tutto. Se avete bisogno poi di condividere con i colleghi vostri al lavoro o che sia per i clienti vostri come agenzia. Allora, numero uno, voglio che sia chiaro, perché ci sono tanti stereotipi su TikTok e anche definizioni un po' sbagliate. TikTok è proprio, non è, diciamo, un social network, che tanti lo chiamano un social, non lo è. È proprio una piattaforma che noi chiamiamo una piattaforma di intrattenimento e di educazione. Perché? Perché semplicemente la gente non va su TikTok per trovare amici, che sia chiaro, va per guardare del contenuto o per creare del contenuto. Quindi diciamo che tutta la piattaforma non è alimentata, non lo so, da culture della piattaforma, è proprio è alimentata dalla comunità. Ok? E poi, infatti, queste comunità quali sono? Abbiamo tantissime comunità e evidenzio molto questo punto perché? Perché è importante capire che su TikTok adesso abbiamo tutte le comunità, quindi potete sfruttare la comunità dei libri, la comunità del cibo, viaggio, hiking, clean talk, che in Italia, poi soprattutto in Italia, ma anche dappertutto nel mondo, ha tanto successo perché vedere questi video soddisfacenti con come pulire la casa per primavera, come migliorare la mia casa, come truccarmi, cioè, abbiamo tutte le comunità. Quindi dovete pensare che ogni tipologia di azienda o clienti che avete possono trovare la loro audience specifica. Abbiamo anche le audience più piccole, quindi le audience nicchia. Importante quando create le campagne di aggiungere come obiettivo anche un'audience, una target più grande e larga, per esempio se siete un ristorante, che sia l'hashtag foodtalk, molto importante. Però che sia anche dei più piccoli hashtag, per esempio se fate più cibo di Napoli o tradizionale, doveste trovare l'hashtag più utilizzato per quell'audience che voi cercate specificamente. Quindi sfruttare queste audience, queste comunità è molto importante. E in effetti poi queste comunità, la cosa interessante è che dal momento dove comprano il vostro prodotto, non si finisce qua, poi c'è un'esperienza anche dopo. Infatti, dal momento dove hanno comprato, abbiamo notato,
hanno comprato il prodotto, hanno creato questa tendenza da solo, loro di TikTok Made Me Buy It, che sarebbe un hashtag dove la gente compra il prodotto o il servizio di un'azienda e finisce per poi continuare l'esperienza di acquisto parlando di questa marca, quindi parlando dell'esperienza del prodotto, di come ha trovato questo prodotto, se l'ha trovato interessante. Super utile, e quindi questo vi fa anche creare a voi una pubblicità senza che voi spendete un euro, perché praticamente quella pubblicità è fatta dalla comunità stessa. È anche interessante vedere che se fate parte di libri o prodotti, come potete vedere a destra, c'è la parte in negozio che adesso è molto famoso, infatti, tipo Mondadori, Feltrinelli, dove dicono, hanno proprio un reparto dove c'è scritto i book talk, i libri che sono stati più parlati dentro TikTok. E questo è un caso molto importante. Infatti, se vedete tra i dati che abbiamo giusto sotto, uno su tre dei utenti di TikTok ha scoperto un prodotto, un brand TikTok su TikTok e poi l'ha immediatamente comprato. Quindi è un dato interessante da prendere in conto. Quindi poi come potremo un pochino sfruttare o creare la nostra comunità? Quali sono i modi? Ci sono tanti diversi modi, dipende dai vostri obiettivi, dipende anche dalla vostra target, dall'azienda che avete, però abbiamo notato un modo un pochino più semplice e che abbiamo proprio dei risultati molto interessanti, è di mischiare il contenuto organico, quindi il contenuto che avete creato sulla piattaforma, sull'app, il vostro contenuto, mischiando con contenuto a pagamento, quindi creando una campagna pubblicitaria su TikTok Ad Manager, che TikTok Ad Manager è proprio la piattaforma dove si creano le campagne pubblicitarie, che è da TikTok, e poi mischiando con un creator, quindi facendo la collaborazione con un creator, perché che sia all'inizio che non avete nessuna comunità, che non siete conosciuti, che non sapete come iniziare, è un modo più semplice e con dei risultati molto molto interessanti per iniziare. Però in generale, che non avete iniziato ultimamente o che siete anche più avanzati, è un punto molto interessante perché qua guadagnate engagement e dipende dai vostri poi obiettivi, ma abbiamo notato dei buoni risultati. Infatti, legando alla piattaforma che gestisce i creator, dove li potete trovare? Vediamo questo insieme. Infatti si chiama TikTok Creator Marketplace, quindi un'altra piattaforma su internet che è creata da TikTok. Qua c'è proprio il link se volete fare una foto, andare direttamente sul sito. Qua aggiungete il vostro account che avete con TikTok Ad Manager, dove create i vostri annunci. Potete filtrare per trovare quindi il creator fatto per voi. Quindi filtrare, io voglio un creator nel settore del turismo, però io voglio fare, non voglio convertire o che comprano il mio prodotto, ma i miei obiettivi sono generazione di lead, per esempio, per un B2B, diciamo. E quindi vi mostra a tutti i creatori in quella regione che volete o il paese che corrisponde al vostro settore e potete scegliere da quale creator giusto per voi. Pensate al fatto ovviamente che c'è un budget per ogni creator e quindi se avete un budget predefinito per il marketing o la pubblicità in generale, dovete usare un po' del vostro budget per avere il creator. Poi io vorrei un po' separare qualche finzione che ancora un po' di gente ha. Magari voi non le avete più, ok? Però vediamo un pochino queste finzioni. Allora, queste sono le cose che io sento ultimamente, non ultimamente, però 6 mesi fa che sentivo tanto, negli eventi persona, ancora, purtroppo. Quindi TikTok è una piattaforma per giovani. Questo è interessante perché all'inizio lo era, all'inizio è iniziato così con i piccoli balletti, però ha cresciuto. E invece TikTok adesso, questo è il dato, infatti 68% degli utenti che infatti hanno più di 25 anni adesso. Ma io ho già sentito, ah ma hanno solo 26, no no no, hanno le fasce di tutte le fasce di età, quindi 25, 35, 35, 45, 45, 55. Queste tre fasce di età che hanno aumentato del 13% e quelli sotto 25 hanno diminuito del 15%, o del 20%.
Non mi ricordo più, questo è tutto preciso. Però sì, ha cresciuto l'audience, infatti dobbiamo sfruttare questa cosa perché si indirizza molto di più verso aziende, contenuto un pochino più maturo, più interessante, che va verso più l'educazione, l'intrattenimento di contenuto di qualità, però di qualità dell'argomento, non di qualità per forza del sceneggiatura, eccetera, perché a TikTok dovete creare cose semplici. Poi le vediamo dopo. Poi ho avuto tanti, tanti feedback dicendo: ah, ma TikTok, voi non fate il full funnel, fate solo awareness, interazione, basta. Invece no, perché abbiamo, numero uno, abbiamo anche un formato pubblicitario per la generazione di lead, quindi per creare fedeltà, per trovare nuovi clienti, ma anche ovviamente conversione che fa una gran parte del nostro successo a livello pubblicitario, perché infatti quasi un utente su due, quando vede il prodotto, lo compra immediatamente dopo. Quindi questo è un dato interessante da pensare. Poi questo è l'ultimo che magari sento ancora di più anche adesso. Che i brand devono sicuramente avere un team creativo dedicato per creare questi annunci per TikTok, o allora qualcuno di giovane che si occupa di questo, ma io non ho il personale, non ho il tempo, però abbiamo giustamente gli strumenti appositamente fatto per questo. Infatti, il numero uno, questo sono, potete vedere, fate foto se volete, è molto interessante, perché avete, diciamo, tutti questo è proprio tutti quasi gli strumenti che abbiamo per aiutarvi, che è numero uno il Creative Center, che parlerò infatti giusto dopo, la biblioteca di annunci, che è molto interessante, e poi avete dei strumenti dentro TikTok Ad Manager per creare i vostri video, avete anche CapCut, che parlerò giusto dopo, avete anche tutta tantissima musica, che se non mi sbaglio più di 800.000 o 500.000 canzoni, che sono free di copyright, che sono stile TikTok, quindi di tendenza, eccetera. E avete anche diversi strumenti automatizzati che permette di aumentare la performance dei vostri annunci, che quindi è molto, molto comodo, soprattutto quando non avete il tempo, mettete quell'opzione sempre automatizzata, intelligente, come diciamo adesso, e utilizzate questi piccoli opzioni per giustamente aumentare la performance dei vostri annunci. Questo è il primo TikTok Creative Center, che si trova sulla piattaforma in generale. Andate su internet, scrivete questo. Questo è il punto di partenza per me, perché qua avete ripertoriato, quindi tutto classificato, tutti gli hashtag più utilizzati del momento, tutte le musiche più utilizzate e soprattutto tutti i migliori annunci che performano di più, e potete prendere dei spunti, trovare l'ispirazione e potete filtrare dalla vostra azienda che tipo di obiettivo, dove, e vedrete tutti annunci performanti di esattamente i filtri che avete scelto, che è molto molto carino. E poi abbiamo un'altra piattaforma di nuovo, quindi si chiama TikTok Ad Library, e qua è molto interessante, è abbastanza nuovo, e questo è per piuttosto aumentare la trasparenza tra i brand e i competitori. Quindi questo si fa anche, diciamo, per tante piattaforme, perché è una nuova policy che si deve implementare per tanta gente. Però diciamo che è un pochino più sviluppata su TikTok, perché abbiamo tutti annunci, quindi, che sono stati creati su TikTok. Potete aggiungere il nome del creator in un settore e potete vedere tra quella data gli annunci che sono stati creati. Potete studiare la strategia. Se vedete, c'è anche scritto quanto hanno speso, come l'hanno fatto, se cliccate sull'annuncio, che tipologia di formato pubblicitario hanno utilizzato, e vi permette magari di prendere dei spunti un po' più spinti, un po' più interessanti. Molto, molto bello. Poi, come infatti ho detto prima, CapCut, io uso tantissimo CapCut, perché io che non ero molto brava a creare contenuto, pensavo infatti che era difficile solo magari per
speri più giovani, perché nemmeno se sembro molto giovane, sono un po' boomer della testa, direi. Quindi ero un po' persa. E il mio collega di TikTok, infatti, mi ha detto: ma devi usare CapCut, è super facile. E ho usato, in effetti, molto facile. Voi vedete tutti i video. Avete, per esempio, creato tanti video per il vostro brand. Non sapete quale scegliere, non sapete come formare il video, è lungo. Semplicemente scegliete il template che volete, sono tutti dei template creati dalle tendenze del momento con i modelli TikTok e aggiungete semplicemente le video e poi potete personalizzare di tutto. Però io in 20 minuti avevo fatto il mio video, quindi era molto molto carino. Poi volevo parlare di un'altra cosa, in caso avete, ci sono delle aziende tra di noi che o agenzie che hanno più budget, che non vogliono assolutamente gestire quella parte creatività anche, una di queste due opzioni, abbiamo il TikTok Creative Exchange. Cos'è? TikTok Creative Exchange è una piattaforma che abbiamo creato dove voi aggiungete cosa volete, che pacchetto volete, e c'è un team dietro con i migliori esperti creativi che abbiamo dentro TikTok che vi gestiscono i vostri annunci, quindi che creano i vostri annunci. Voi dovete fare delle chiamate per capire, loro capiranno che obiettivi volete, che cosa è come azienda, qual è il vostro messaggio, e loro si occupano di creare i contenuti per voi, di collaborare, di aggiungere un creator o no ai vostri video, dipende dai pacchetti, ed è molto interessante. Infatti ve lo mostro adesso, se volete fare un screenshot, sono tutti i pacchetti che abbiamo. Ci sono dei più piccoli pacchetti e dei più grandi. Ovviamente qua questi pacchetti hanno questo prezzo perché performano tantissimo, e sono è un investimento in 30 giorni, quindi non si paga dall'inizio, o si può, però come desiderate. E vi creano dei video, poi vi aggiungono dei creator se c'è bisogno, vi fanno dei turni di editing, vi cambiano gli annunci in modo che sia sempre qualcosa di nuovo, e questo permette in un short period di fare risultati subito. Ed è molto molto interessante. Ovviamente questo prezzo non considera solo la creazione del contenuto, considera anche la campagna pubblicitaria, ovviamente, considera tutto incluso. Molto interessante. Ok, allora se comunque vi interessa questi pacchetti di questo Creative Exchange, quando voi iniziate a creare una prima pubblicità, potete semplicemente, diciamo, sareste contattati da un consulente e potete spiegargli che volete questo pacchetto. Semmai fate sapere a Natasha che mi manda i vostri contatti se volete iniziare adesso con questi pacchetti. E vi manderò subito un consulente, così è più veloce. Poi vediamo insieme. Questi sono i consigli. Fate foto se volete. Se volete comunque creare il vostro contenuto, sono le 8 golden rules per i vostri video. Ok? Dovete trovare un messaggio che la gente poi si ricorderà, il messaggio che corrisponde alla vostra azienda. Ok? Poi sempre fare alla verticale, non all'orizzontale video. Mettete musica di tendenza, gli effetti di TikTok, più c'è effetti, cioè gli effetti sono molto interessanti, importanti, perché abbiamo notato che stimola la gente a guardare il video fino alla fine. Non mettere troppo, però mettere qualche effetto interessante. Anche sì, trovare un modo di stimolare la persona che guarda il vostro video con i loro cinque sensi. Trovate un modo. Poi go native cosa significa? Dovete integrare il vostro annuncio, nemmeno se sia un annuncio, ok? Che avete un brand, che volete vendere un prodotto o un servizio. Non fare una classica pubblicità, non funziona su TikTok questo. Dovete integrare il vostro annuncio come se fosse un video di un creatore che fa un video divertente o semplice. Create qualcosa che non sembra una pubblicità. Questa è la base per giustamente avere successo su TikTok. E ovviamente a livello delle tempistiche, provate di andare tra 15 a 30 secondi, eviterei di fare o di più o di meno, però sta iniziando ad andare anche bene di fare più lunghi video, però dovete essere molto bravi a cattivare la gente durante tutto questo tempo. Ok, sei solo un pochino di consigli, ovviamente.
Allora, legato al Creative Center che vi ho parlato prima, questi sono tutti strumenti AI o intelligenti che abbiamo, che sono molto interessanti. Infatti, quindi parliamo del Creative Assistant, quindi è dentro il Creative Center, proprio il vostro assistente, quindi chiedete ogni cosa e vi dà subito i migliori annunci che voi avete chiesto, se volete gli hashtag, ogni cosa. Abbiamo anche Script Generator che vi aiuta per la creazione di script di alta qualità coinvolgenti dello stile TikTok. E poi abbiamo uno strumento che si chiama anche Creative Boost che permette di migliorare il vostro video per l'annuncio e poi semplicemente con un click vi migliora il video. È molto interessante, quindi prendete foto di questo se avete bisogno. Poi continuiamo, vediamo un pochino la stagionalità. Ok, come possiamo sfruttare in effetti quest'estate? Ok, invece quest'estate è l'estate dello sport. Ok, sappiamo che c'è l'Euro e Olimpiadi, quindi sfruttate questo. Però io sento già tanta gente che mi dicono: ma come faccio a sfruttare questo? Perché io ho un brand di cibo, ho un brand di trucchi, non c'entra con l'Euro o Olimpiadi. Ed è qua che sbagliate. E vi spiego perché. Ed è questa logica che voi dovete sempre creare per creare contenuto sfruttando una stagionalità. Vediamo insieme. Questo sono, infatti, volevo solo mostrarvi quanto sia importante gli hashtag. Ovviamente qua ho preso il numero di hashtag che sono stati utilizzati, allora che non è ancora successo. Nel senso, quando ci avvicineremo di questi due momenti importanti, guardate gli hashtag TikTok di Euro e Paralimpiadi, cambierà tantissimo, sarà molto molto più alto. Però vi ho messo la data, pensate a utilizzare questo. Ovviamente il momento giusto per iniziare era questo mese, proprio questo mese, e diciamo il momento per iniziare a creare pubblicità per quest'estate. Dovete pensare ogni volta 2 mesi prima, è ideale, 1 mese va bene, perché dovete preparare il contenuto e far imparare all'algoritmo di mandare nell'audience giusta, fare dei test e prende un po' di tempo, ok? Però questo è il tipologia di crossover che potete fare, ok? Per esempio, sono degli esempi di video. Non so perché le video non si mettono, però non fa niente. Sono degli esempi di video di come potete sfruttare questo momento del sport. Infatti, qua ci dà delle idee. Sport e moda, dove la ragazza mostra l'outfit perfetto per fare una competizione o semplicemente per partecipare a un campione di tennis, all'Euro. Potete trovare dei modi. A livello della ristorazione, funziona molto tipo prepariamo il barbecue per guardare con lo schermo esterno i campionati, o allora che tipologia di cibo per sopravvivere durante l'Euro. Ci sono tanti modi. Stessa cosa, musica, che musica sarà la migliore canzone per World Cup, tecnologia, come posso vedere al meglio tutti questi campionati. I giochi anche, ci sono tanti diversi modi e in effetti potete vedere che abbiamo fatto dei studi, 3 utenti su 4, che comunque è abbastanza alto, piacciono vedere questo crossover che diciamo tra sport e altri settori, che quindi dovete sfruttare. Infatti la stessa cosa con le comunità che ci sono. Clintalk, come vi ho detto, qua non si vede, ma c'era la scarpa di calcio a sinistra, dove la sta pulendo con una cosa che è molto soddisfacente perché va via tutta la tela in una volta. Sono dei modi. Poi TikTok, come vi ho detto, Foodtalk e moda. Ci sono anche altre comunità, questi sono esempi, ma dovete pensare così. Quindi utilizzate gli hashtag Euro, Olimpiadi, utilizzate gli hashtag Sport. E utilizzate anche il crossover, quindi per voi CleanTalk, TikTok, FoodTalk. Sfruttate davvero questa stagione, ok? Infatti passiamo alla pianificazione perché non vi mostro tutta la pianificazione, però vi volevo mostrare qualche cosina legata a questo. Allora, questo per me, fate foto se volete, ovviamente
cambia da ogni regione, ogni paese, però ho messo i quarter, quindi i quarter dell'anno, chiudo, quindi l'inizio dell'anno, noi siamo in Q2, esatto, arriveremo 1 luglio a Q3, quindi cosa avete? La giornata del cioccolato, avete la presa della Bastiglia in Francia, ci sono tante cose, c'è Ferragosto. Sfruttate questi momenti per vendere i vostri prodotti o servizi. Dovete solo avere questa logica, studiare anche il Creative Center, collaborare con Creator, che lui avrà tante informazioni perché lui studia questo tutto il giorno. E per iniziare le vostre campagne, come ho detto, se per esempio a Q3 voi avete qualcosa, non iniziare semplicemente 2 settimane prima o un mese, provate a iniziare almeno un mese e mezzo prima il momento importante per voi, e non chiudere il giorno dopo dell'evento. Dovete tenere una costante campagna anche durante l'anno, perché questo abitua la gente a vedere sempre il vostro contenuto, e poi fate una spinta al momento cruciale per voi, e qua che fa che la gente inizia a vedere troppo il vostro contenuto e poi finisce per comprare. Io mi sono fatto giustamente prendere da questo, essendo cliente, con un pantalone di yoga che vedevo tutto l'anno, che non mi piaceva tanto all'inizio, o mi dicevo, non ho bisogno, e poi c'erano il picco che hanno utilizzato, il Black Friday, e ho visto che quindi lo vedevo molto spesso, dicevo, ah, è il momento che volevo spendere soldi, quindi perché no? O perché avevo un festival e volevo un festival di yoga, per esempio. Volevo questo pantalone e era proprio il momento dove ci stavo pensando di comprare qualcosa. E come ero già abituata a questo pantalone di yoga che vedevo sempre, ho finito per comprarlo. Vedete, questa è la strategia da avere: una costanza durante l'anno e una spinta durante il periodo importante per voi. Ok? E poi vediamo 2 case study. Subito, il primo, magari l'avete già visto, 1 euro, quindi questo era interessante perché 1 euro è proprio un negozio semplice di tecnologia. E allora, purtroppo non si vede dal video, non so perché, però nel video è proprio una persona del negozio che parla davanti alla camera, usando un pochino di umorismo, seguendo la camera e mostrando un pochino qualche prodotto interessanti o promozioni del momento. E utilizzando questa strategia, hanno utilizzato full funnel, quindi aggiungendo obiettivi di conversione, di traffico, considerazione, hanno potuto fare questi risultati fantastici, dove il ritorno su investimento è stato moltiplicato per 20. Quindi questo è davvero un risultato interessante, e con il full funnel per questa tipologia di negozio prodotto è molto interessante. Poi un altro dove ha utilizzato più obiettivo di conversione, okay? Quindi fino a comprare il prodotto o scaricare l'app, e infatti il suo obiettivo era incrementare le prenotazioni durante l'estate del suo hotel. Cosa ha utilizzato? Ha fatto Infidad, che è una soluzione pubblicitaria dove praticamente quando voi avete il vostro profilo TikTok, l'app, avete la parte dove voi guardate tutti i video, quindi la ricerca, e ogni 3 video, senza che lo vedeste, c'è una pubblicità, un annuncio. E questa parte si chiama in-feed ad. Sono gli annunci che vediamo nel feed dell'audience che abbiamo scelto. E poi loro hanno utilizzato un formato di un obiettivo di awareness, ok, considerazione e conversione. Hanno mischiato questi due obiettivi insieme, hanno utilizzato un sistema di audience per un pochino trovare nuovi clienti, però anche cambiare un po' l'audience un pochino, e hanno fatto dei test creativi che si può fare su TikTok Ad Manager per migliorare gli annunci, sempre avere cambiamenti. Quindi questo test che vi ho detto che dura 1 mese, l'hanno fatto interamente, poi hanno cambiato un po' di strategia e hanno aggiunto qualche sticker sul video, qualche cosa interessante che si chiama Interactive Ads On, dove potete aggiungere tipo meno 20 giorni, quando, cos'è la prossima vacanza che voi volete fare, dove, con un po' di engagement all'audience. E infatti
Hanno infatti capito tutto come si deve fare, mischiando tante cose, migliorando la creatività, hanno fatto un ritorno su investimento assurdo di moltiplicato per 26, che è molto molto buono, e con 8% di conversione rate percentuale. Ok? Potete fare foto, tutti questi casi studi li potete trovare anche su TikTok, Business Insight si chiama, e 4... Trovate tutti gli altri case study, potete filtrare per il settore vostro per vedere un pochino come hanno fatto altri ed è molto interessante. Allora, vi ringrazio tanto, ho fatto infatti un pochino più corto che del solito, però ho preparato delle domande che la gente mi fa di solito che sono molto interessanti, che volevo condividere con voi queste domande. Quindi vediamo insieme qualche domanda. Ascoltate bene perché sicuramente me lo fareste anche voi. E poi, in ogni caso, se avevate altre domande interessanti o più specifiche, io sarò presente al Digital Innovation Days, l'evento che c'è a Milano, il 8, 9, 10 di ottobre, e sarò presente il 10 di ottobre. Ok? Il 10 tutto il giorno mi vedrete e mi potete chiedere ogni domanda e poi sarò anche presente con un creator che lui ci spiegherà come ha fatto a performare su TikTok e poi è stato il primo creator che è diventato famoso in Italia. Quindi molto 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 bello, adoro questa cosa. Quindi vi mostrerò tutto questo e parleremo insieme. Allora, vediamo almeno 5 domande interessanti. Allora, la prima che esce molto molto spesso. Mi sembra difficile raggiungere decision maker nel mondo del B2B su TikTok, vero? E allora la risposta è no, assolutamente si può, perché abbiamo la parte brand awareness, numero uno, perché voi potete creare più awareness della vostra azienda. Infatti, per fare branding, TikTok è l'applicazione perfetta, soprattutto aziende, per esempio, come HubSpot, Salesforce. Infatti, che hanno fatto molto attività di brand awareness su TikTok. E poi, per esempio, c'è anche Satispay che conoscete, che infatti ha iniziato su TikTok facendo brand awareness e facendo generazione di lead per trovare nuovi clienti. Questo è il formato che vi ho detto prima, che è molto interessante per il B2B. Ok? Poi, vediamo un pochino. Ok. Qual è la differenza tra Sparkad e TikTok Ad Manager? Che volte mi esce questa domanda? Allora, Sparkad è un formato pubblicitario, come vi ho detto, che però non l'ho specificato, che è quello che mischia contenuto organico a pagamento con un creator, o anche semplicemente contenuto organico a pagamento. Questo è esattamente Sparkad, è un formato pubblicitario apposta che si trova su TikTok Ad Manager. Quindi non sono due piattaforme, è TikTok Ad Manager, la piattaforma per creare le campagne, e dentro, quando create la vostra campagna, vi chiedono che formato pubblicitario volete utilizzare, potete utilizzare Sparkad, quindi molto interessante. Poi, qual è il budget pubblicitario giornaliero minimo che potrei utilizzare? E qual è il budget più adeguato per avere i risultati? Allora, il budget minimo per iniziare è 20 euro al giorno, questo è il minimo minimo, ma io consiglio tanto perché abbiamo notato una differenza di risultati molto più alta, molto più positiva, da 50 euro al giorno minimo. E andando sopra, ovviamente, ma da 50 euro al giorno abbiamo avuto dei risultati davvero interessanti. Quindi io consiglierei di iniziare piuttosto a 50, però dipende dal vostro budget, quindi non c'è nessun problema. Poi, allora, dovremmo iniziare subito a fare pubblicità a pagamento se non abbiamo ancora contenuto organico? La risposta è sì. Non fa niente che non avete ancora contenuto organico, ok? Però è consigliato di avere qualche contenuto organico o di mischiare le due. Ciò che potete fare è iniziare anche pubblicità, però collaborate dall'inizio con un creator, così vi fa la vostra comunità. Dovete comunque avere un account TikTok in modo che la gente si ritrova sul vostro account.
non è obbligatorio, però io consiglierei di mischiare. Quindi magari iniziate con il creator e allo stesso momento tutte le video che lui farà lo potete pubblicare sul vostro profilo TikTok o voi se volete fare qualche contenuto. Però è sempre bello avere un mischio. Però abbiamo tante aziende anche che fanno solo pubblicità. Però quindi perdono un pochino questo l'attività che è importante tenere su TikTok. Però funziona comunque. Poi, allora. Ok. Allora, si può solamente creare contenuto organico o si deve fare le due? È un pochino quello che ho detto prima, però ho tante volte domande che mi dicono: posso solamente fare contenuto organico? Ovviamente potete, fate come volete voi, però la fare promozione aiuta a indirizzare l'audience giusta per voi, avere degli obiettivi più precisi. Io consiglio sempre per le aziende o agenzie che hanno dei clienti di fare pubblicità e contenuto organico. Il contenuto organico è più carino se siete o creator o se volete solo creare delle cose per voi, ma se volete vendere, avere degli obiettivi chiari o trovare dei nuovi lead, i formati che c'è per la pubblicità a pagamento, per il contenuto a pagamento è più interessante. Ok, vediamo un ultimo. Allora, c'è una persona, tante persone che mi dicono che vendono libri e volevano sapere se c'è un mercato per i libri. Questa domanda ce l'ho anche avuto per pulizia o per vini, per cantina di vini. Allora, come ho detto già prima, abbiamo tutte le comunità. È molto molto facile poi vendere libri perché c'è un mercato molto grande su TikTok, anche per la pulizia. Se c'è una domanda cosa facciamo per promuovere una cantina di vino? Come facciamo per promuovere alcol o cose medicali o intimi, per esempio? Dovete solo essere bravi a andare intorno, nel senso, noi abbiamo una policy un po' restrittiva perché proviamo anche di proteggere gli utenti che sono più anche giovani, ma soprattutto vogliamo che l'app rimane molto politically correct, diciamo positiva, con un contenuto molto positivo. Quindi c'è un modo: se andate su TikTok Help Center, su online sempre, vedete, andate nel reparto policy, potete vedere tutta la policy TikTok perché è pubblica. Quindi le cose che noi blocchiamo, che non possiamo mettere, è tutto scritto sul TikTok Help Center. Potete mettere dal settore vostro, quindi mettiamo drink cibo, ok? E per esempio del vino, come potete fare? Dovete essere creativi. Numero uno, quindi step numero uno, studiate la policy se avete una marca un pochino difficile da integrare TikTok, dove può essere bloccata magari. E per esempio, secondo step, diventate creativi. Per esempio, per il vino, un buon esempio, non mostrare la bottiglia di vino con la gente che beve. Perché questo sarà bloccato, però potete mostrare la produzione delle vigne, l'amore che hanno gli agricoltori a creare questo vino, quando schiacciano le uva dentro questa grande ciotola. Trovate un modo di mostrare la qualità del vostro prodotto, ok? Senza mostrare la bottiglia, senza mostrare la gente che lo beve. E questo non sarà mai bloccato. Quindi basta essere creativi. Penso che per queste tipologie di aziende, mostrare la qualità, l'onestà, l'amore della fabbricazione di questo prodotto è quello che funziona di più. Ok, quindi questa è la mia ultima domanda. Vi ringrazio tanto di aver partecipato, di essere stato con me a questo webinar. Spero che vi è piaciuto. E noi ci vediamo al Digital Innovation Days il 10 di ottobre, sperando con più salute per me, che mi sento un po' malata, però farò tutto il giorno dei workshop con un amico mio che è un creator a TikTok, che è fantastico e che è stato il primo creator, che ha avuto successo in TikTok in Italia. Quindi è molto molto bello. E poi lui spiegherà infatti come ha fatto e mi potete chiedere tutte le domande e altre che avete. Ci vediamo il 10 di ottobre. Ciao ciao a tutti!